Oggi ragazzi andremo a vedere i migliori plugin per fare mixing. È già qualche tempo che sono online alla ricerca dei migliori plugin per fare mixing. Mi sono informato parecchio, ne ho scaricati tanti, ne ho provati tanti e in questo video ho fatto una selezione apposta per voi. Vi anticipo già che farò anche un prossimo video dedicato ai migliori plugin gratuiti per fare mastering, quindi rimanete sintonizzati e non vi perdete i prossimi video. Veniamo subito a noi. Allora, sono qui in Cubase, ho voluto mettere 3 tracce pro per fare i nostri test, una è la batteria, una è il basso, una è la voce. Qui invece già ho caricato tutti i plugin di cui voglio parlarvi. Sicuramente vi metterò link in descrizione se li riesco a trovare tutti, ma comunque è molto facile trovarli, basta scrivere i nomi dei plugin e li trovate comunque subito. Prima di andare avanti però voglio menzionarvi 3 siti in cui trovare e scaricare i plugin gratuiti. Il primo è il Patreon di Analog Obsession. Proprio l'altro giorno Fabio 5 Corde ha parlato di un plugin gratuito molto bello fatto da questa software house, che è proprio questo qua, è il G395A. Io non l'ho incluso in questa lista perché non l'ho provato, ma è molto bello, quindi se non l'avete ancora fatto andate a vedere subito il video di Fabio 5 Corde perché è veramente un bel plugin. Un altro sito per scaricare plugin gratuiti è Plugin Boutique. In questa sezione free ci sono tutte le categorie di plugin da visionare ed eventualmente scaricare. Ad esempio qui ci sono i compressori, qui ci sono i chorus, gli EQ, gli exciter e così via. Un altro sito che vi consiglio è un blog e si chiama Landier, non so come si pronuncia, ma anche qui ci sono liste di plugin consigliate. Ad esempio clicchiamo su questi della batteria e ce ne sono veramente tanti, quindi prendetevi un po' di tempo per cercare, spulciare un pochettino e sicuramente troverete qualcosa di interessante da scaricare e provare. Ma torniamo subito a noi. Allora, qui c'è la lista di plugin che ho fatto per voi, ma iniziamo subito a vedere cosa c'è. Allora, il primo è questo qua, il nome è un po' strano, MJUCGR. Comunque è un'emulazione dell'L2A e funziona veramente bene. Veramente riesce a dare calore a qualunque tipo di traccia. È molto caratteristico e colorato rispetto all'L2A ed in più abbiamo anche il selettore per scegliere i tempi d'attacco e rilascio, che sono auto, che funziona molto bene ad auto, poi slow, quindi lento, e poi veloce. Ascoltiamo subito sulla batteria come va. Riusciamo a tirare fuori da questo compressore vari colori e riusciamo veramente a tirare fuori dalla batteria tutta la cattiveria che c'è in essa, quindi è veramente consigliato. Anche sul basso e le voci è veramente molto bello. Andiamo velocemente, quindi senza che faccio le prove su tutte quante le tracce perché ho tante cose da farvi vedere. Il secondo plugin è il Fetish e va ad emulare l'1176, hardware molto famoso, che con questo plugin riusciamo ad emulare in maniera abbastanza egregia. Rispetto a alla versione hardware originale abbiamo più parametri, ma vi faccio vedere semplicemente quelli là più importanti e vi faccio ascoltare come suona. Io questo lo uso soprattutto sulle batterie e sulle voci, ma ascoltiamo subito però. Fa quello che deve fare. Diciamo che si avvicina molto anche alle versioni a pagamento tipo Waves oppure anche Multimedia, eccetera. Ovviamente non è a quel livello là, ma essendo gratuito veramente ci dà una grossa mano in mix per dare colore fondamentalmente, per controllare la dinamica emulando hardware analogico. Attacco e rilascio funzionano in maniera diversa, qui c'è scritto veloce e lento, invece diciamo che nell'hardware, quello originale, tutta a destra è veloce e tutta a sinistra è lento. Qui abbiamo il rapporto di compressione che è uguale e Slam ci permette di attivare la funzione All, che è una funzione particolare proprio dell'1176. Ma vediamo anche come si comporta sulla voce. Beh, fatto col cuore al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, faccio chiusura a trovare sul posto di lavoro a via nazionale. Ti servirò un frappè fatto col cuore al civico 19. Vienimi a...
anche sulle voci funziona bene, ma continuiamo con la lista. Qui c'è un'altra emulazione dell'L2A. Questo plugin è sviluppato sempre dalla stessa casa del MJCR, a capire come si pronuncia, che è questo, il DCA1A3. Rispetto a questo qui, a quest'altro, suona, diciamo, più o meno simile, ma direi che è abbastanza più trasparente. Diciamo che non dà lo stesso colore, non crea le stesse armoniche che dà quest'altro. Però il DC1A3 magari è indicato quando si vuole andare a comprimere in maniera più trasparente. Qui abbiamo queste funzioni che ve le spiego velocemente. Deep permette di lasciare invariate le basse frequenze. Il Peak Detector si concentra solo sulle medie e sulle alte. Relaxed ci permette di sostanzialmente di mettere attacco e rilascio in maniera più lenta. Poi Dual Mono, il plugin lavora in Dual Mono, quindi non in stereo. E Negativo è quasi una compressione upward. Praticamente manda in negativo la ratio. Quindi da downward dovrebbe passare in upward, se ho capito bene. Comunque provate voi il settaggio e in alcune situazioni potrebbe andare bene. Vi faccio vedere un attimo come suona. Simile a quest'altra emulazione dell'L2A, ma un pochettino più trasparente. Bello il parametro negative, che praticamente ci permette di avere più punch. E proprio da manuale è scritto così: questo parametro ci permette di dare più punch mandando in negativo il valore della ratio, cioè della ratio, il rapporto di compressione. Funziona discretamente anche su tutte le altre tracce, anche sul basso e sulla voce. Ma andiamo velocemente avanti. Finiti con i compressori, c'è il De-esser. Questo De-esser funziona veramente molto bene per essere gratuito. Ci ho messo veramente tanto per trovarlo, perché De-esser gratuiti non se ne trovano tanti. Questo si chiama Lisp ed è prodotto dal Sleepy Time DSP. Andiamo sulla voce e vediamo come si comporta. Beh, fatto col cuore al Civico 19, vienimi a trovare a luna di notte. Quindi sentiamo che premendo proprio sul listen andiamo proprio a vedere l'azione del De-esser, e funziona abbastanza bene. Riesce ad attenuare le P e le S. Qui c'è la regolazione del range su cui fare agire questo De-esser, quindi un compressore in side chain praticamente, e funziona bene, ve lo consiglio. Andiamo avanti. Ora parliamo sempre di processori di dinamica, ma andiamo a vedere un Transient Designer e un Expander Gate. Il primo è il Transpire Transient Processor della Sonic Anomaly. Vediamo come funziona sulla batteria, perché questo io lo userei soprattutto per i suoni percussivi. Allora, qui andiamo a regolare l'attacco. Qui andiamo a regolare l'intensità del rilascio, quindi meno rilascio, più rilascio. E qui andiamo ad aumentare o diminuire l'azione di entrambi, mentre questo è un output di uscita, quindi meno e più in uscita. Funziona veramente molto bene, lavora discretamente sopra i transienti e funziona davvero perfettamente. Per essere gratuito è veramente il top che si possa trovare in giro. Andando avanti abbiamo un expander gate, anche questo funziona molto bene e io sempre lo andrei ad utilizzare sui suoni percussivi. Qui
quindi ottimo per pulire la cassa, il rullante. Quindi qua abbiamo la soglia, qui l'attacco e qui il rilascio, praticamente molto minimal ma molto funzionale. Ora passiamo agli equalizzatori. Qui abbiamo un equalizzatore digitale Silk EQ della TDR, abbastanza trasparente ma che tenta di emulare macchinari analogici, però non specifici macchinari ma categorie di macchinari, tipo i macchinari prodotti in America o quelli magari prodotti in inglese, quindi magari SSL e NIV eccetera, altri ancora tedeschi che non me ne vengono in mente, oppure russi. Non so se c'è il manuale di questo plugin, magari sul manuale c'è scritto, però comunque quello che a noi ci interessa è come suona. Come ho detto, è abbastanza leggero, è abbastanza trasparente, ma vediamo come suona sulla batteria sempre. Fa quello che deve fare, non dà un grande colore, ma è abbastanza rispettoso del materiale audio in ingresso. Per essere un plugin gratuito ci dà tante impostazioni, ci permette anche di lavorare in MS, cosa veramente gradita. Ma passiamo ora ad emulazioni di equalizzatori analogici. Allora, qui ne ho due. Ho questo qua, il Blindfold EQ, che è veramente minimal, e poi ho questo che è un po' più famoso, della Analog Obsession. Vi dico subito che questo qui, anche se magari più spartano, funziona veramente molto bene e mi piace molto di più rispetto a questo della Analog Obsession. Ma andiamo subito ad ascoltare come suonano. Veramente molto credibile, soprattutto sulle alte è veramente credibile, riesce veramente a avvicinarsi al suono di macchine analogiche, e in questo caso di un SSL, che non so però di quale versione. Ma andiamo a vedere quest'altro della Analog Obsession. Diciamo che funziona benino e io vi consiglio veramente il Blindfold EQ. Però l'ho scaricato tutti e due, mi sono piaciuti, però poi provandoli mi è piaciuto molto di più il Blindfold EQ. Ora passiamo ai saturatori. Ne ho due, ve li faccio vedere subito. E sono questi qua. Vediamo come funzionano. Il primo è questo qua, chiamato l'EPT Excite. Ma vediamo subito come suona. Non male, è abbastanza aggressivo, magari potrebbe essere utile usarlo in parallelo, oppure con settaggi non troppo spinti. Proviamolo anche sopra il basso, che sul basso spesso la saturazione è quasi fondamentale. Piace più sul basso che sulla batteria. Proviamolo velocemente anche sopra la voce. Beh, fatto col cuore al civico 19. Vienimi a trovare a luna di notte, faccio chiuso a trovare sul posto di lavoro. Sulla voce è abbastanza spigoloso, ma a seconda della voce registrata potrebbe essere utile. Ma comunque sarebbe da provare anche su tracce diverse, che in questa sede purtroppo non possiamo fare. Ma passiamo a quest'altro saturatore. Dovrebbe emulare un saturatore valvolare, quindi il comportamento di una valvola. Vediamo come suona.
diciamo che è abbastanza buono, funziona in maniera abbastanza diversa da questo, però tutte e due insieme ci danno dei colori aggiuntivi da mettere nei nostri mix, aiutandoci a raggiungere il risultato in maniera più facile. Ma ora passiamo agli effetti d'ambiente. Abbiamo questo bel reverbero della Voxengo, l'Old School Verb, e qui abbiamo, io l'ho messo in parallelo, un delay che è abbastanza interessante, ma vediamo come suonano. Allora, così praticamente è una room. E così invece è una hall. Quindi è abbastanza versatile, sicuramente riusciremo a fare vari tipi di reverberi. Qui abbiamo il pre-delay, qui abbiamo lo spazio, quindi così andiamo a simulare una room o magari una stanza piccola, mentre così una stanza grande. Qui è il tempo del delay, qui la larghezza, quindi stereo al 100% e mono. Qui abbiamo la sezione dumping che ci permette di tagliare in basso e in alto. Praticamente, e qui abbiamo la sezione di equalizzazione, basse, medie ed alte. Qui abbiamo la quantità del delay e qui abbiamo il dry e wet. Questo ci permette di ascoltare direttamente solo il reverbero. Ma ora vediamo il delay. Beh, fatto col cuore al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte, faccio chiusa a trovare sul posto di lavoro a via nazionale. Interessante, vedete che è praticamente un delay stereo. Qui possiamo mettere i millisecondi manuali praticamente, ma possiamo selezionare per il canale sinistro e per il canale destro tempi diversi, tipo un quarto per il canale sinistro e un ottavo per il canale destro. Qui abbiamo il colore. Beh, fatto col cuore al civico 19, vienimi a trovare a luna di notte, faccio chiusa. E anche la risonanza, interessante. Invece qui abbiamo il feedback. Con questo delay siamo arrivati alla fine dei plugin che vi consiglio. Mi raccomando, non perdete il prossimo video in cui parlo dei plugin dedicati al mastering, perché ovviamente quei plugin sono anche molto buoni in fase di mixing. Ovviamente non mancheranno tutorial su come utilizzare questi plugin. Magari farò un mix utilizzando solo plugin gratuiti. Stessa cosa per il mastering, farò appunto un mastering utilizzando solo plugin gratuiti. Non perdetevi i prossimi video, rimanete sempre sintonizzati, quindi vi rimando alla prossima. Un saluto.